Presidente Domenico Laforgia, cominciamo con una domanda personale. Certo. Come ci si trova in queste acque? È bella l'allusione. Direi bene, nel senso che uno sente l'importanza di quello che sta facendo perché è un servizio a disposizione di tutti i cittadini, quindi richiede grande attenzione, grande cura, grande senso dell'istituzione. Mi ci trovo molto bene. Devo dire che ho trovato un ambiente ricco di competenze che mi aiuta in maniera totale, quindi non è difficile guidare una macchina in cui chi deve fare le cose è bravo e le sa fare, quindi non è assolutamente complesso. Lei è un po' come il presidente del Fondo Monetario Internazionale, ha a che fare con un bene che di giorno in giorno diventa sempre più prezioso. È un bene comune, è spesso definito l'oro blu. Quanta responsabilità e come questo patrimonio, questo bene comune, affronta il futuro visto dai ponti dell'acquedotto pugliese. Guardi, questo è il tema principale che sto affrontando e che è il tema di Acquedotto Pugliese, perché noi dobbiamo avere sempre più acqua a disposizione dei pugliesi, dobbiamo perderne sempre meno. Lei, come immaginerà, un acquedotto che ha 100 anni di vita, oltre 100 anni di vita, ha le tubazioni che sono abbastanza precarie, la ruggine ha danneggiato nei centri urbani, il risultato è che abbiamo perdite importanti, che dobbiamo ridurre. Quindi la prima cosa è cercare di ridurre le perdite. Poi dobbiamo arricchire il numero di invasi da cui noi preleviamo l'acqua perché nel futuro ne potremmo avere ancora bisogno, ancora di più. E poi perché dobbiamo alleggerire una certa dipendenza interregionale che noi abbiamo, perché i tempi cambiano, gli egoismi aumentano e qualche problemino nel futuro lo potremmo anche avere, perché i principi di solidarietà con cui si è fondato l'acquedotto pugliese, non dico che siano venuti meno, ma sono più lenti rispetto al passato. Quindi l'attenzione alle nuove fonti, ai nuovi invasi e alla capacità di diminuire le perdite è altissima. Poi il servizio deve essere di grande qualità, quindi va visto con attenzione l'utenza e i suoi problemi, va cercato di investire nell'informatica per poter portare anche alla semplificazione nell'ambito dell'utente, l'utente che ha un telemeter, cioè un sistema di controllo elettronico a distanza, che consente di fare la lettura a distanza e poi alla fine è più tranquillo, non ha le beghe condominiali, non ha i problemi di quello che non paga, per cui l'acquedotto dovrebbe addirittura tagliare l'acqua a tutti quanti, cioè si semplifica la vita per tutti, se riusciamo ad arrivare ad avvicinarci ancora di più al cliente. Quindi sicuramente l'attenzione è massima, il futuro di questo oro blu c'è ed è sicuramente al centro del futuro, molti paesi del mondo non ne hanno grandi disponibilità e come noi siamo una regione che ha sofferto molto per la mancanza di acqua. Noi abbiamo avuto un ritardo di sviluppo legato al fatto che tra gli anni 15 e gli anni 47, 48, gli anni 50 noi non avevamo acqua e non potevamo fare energia elettrica da fonte idroelettrica che era in auge in quel periodo, tutto si faceva da fonte idroelettrica, salvo che in Puglia la prendevamo da altre regioni. Oggi abbiamo cambiato, invertito la rotta, facciamo più energia di quello che è necessario e ovviamente siamo in grado di avere finalmente l'acqua dalle regioni limitrofe che ci aiuta. Quindi dobbiamo sperimentare e individuare altre soluzioni, stiamo guardando e stiamo analizzando con studio di fattibilità tecnico-economico la possibilità di collegarci con l'Abruzzo, stiamo anche analizzando la possibilità di collegarci con l'Albania, al quale ha risposto l'Albania con molto entusiasmo quando gli abbiamo detto che volevamo studiare un acquedotto da loro verso di noi, dicendo noi, voi quando abbiamo avuto bisogno ci avete dato da mangiare, noi vi diamo da bere per tutto il tempo che volete, che è stata una risposta veramente bella fatta dalla vice premier albanese qui a Bari 2 settimane fa. Quindi sicuramente una bella occasione per dialogare anche fuori della regione. A questo punto la domanda come dire, sul caro energia gliela faccio dopo, ma a proposito della produzione di energia e quindi dove storicamente era l'acqua alla base di quel tipo di produzione, lei ha preso delle posizioni decise, forti, significative nei confronti
dell'attenzione a quelle che sono oggi le cosiddette fonti rinnovabili. Parlo dell'offshore, ma anche di tutto quello che è collegato. Ce lo vuole ribadire? Assolutamente sì. Noi dobbiamo abbandonare le fossili. Non abbiamo molto futuro con le fossili perché impattano sull'ambiente in maniera notevole e le aggiungo, una cosa che non ho detto troppo in giro, devono essere rese disponibili per i paesi in via di sviluppo perché sono quelle meno costose. Quindi non ha senso che noi si vada a utilizzare quelle meno costose lasciando da parte quelle un po' più costose. Dobbiamo andare decisamente su quelle più costose. E quindi le rinnovabili in generale sono il nostro futuro. Noi siamo peraltro la regione italiana che ha il record per quanto riguarda le installazioni eoliche, il record per quanto riguarda le installazioni fotovoltaiche. In quella direzione dobbiamo andare perché sole e vento sono per noi un fatto caratterizzante l'intera regione. Quindi occorre riposizionarci, abbandonare le grandi centrali termoelettriche che ci sono come quella di Cerano e abbandonare anche le piccole centrali che abbiamo, trasferendo tutta la produzione di energia elettrica nell'ambito delle fonti rinnovabili. E l'acquedotto pugliese ha intrapreso questa direzione già sui piccoli impianti, perché ha piccoli impianti idroelettrici che producono energia elettrica dall'acqua, ma ha anche gli impianti di depurazione dove produce sia biogas, sia andrà a coprire tutti gli specchi d'acqua presenti, le grandi vasche presenti, con coperture che sopra avranno impianti fotovoltaici per aumentare in maniera significativa la quantità di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta direttamente da acquedotto pugliese. Noi siamo il secondo consumatore di energia elettrica in Puglia, siamo secondi solo all'Ilva, quindi è chiaro che abbiamo un impatto notevole nei consumi di energia elettrica che dobbiamo ridurre, quindi abbiamo avviato la fase di razionalizzazione e di risparmio energetico che sta già andando per conto suo, ma dobbiamo anche fare autoproduzione e consumare in loco per ridurre le perdite sulla rete e renderci autonomi rispetto alla stessa rete. Quindi più noi produrremo da solo, più abbasseremo i costi dell'energia elettrica, più saremo in grado di essere autonomi in qualsiasi circostanza attraverso le fonti rinnovabili. Quindi abbiamo avviato un ampio programma di investimenti in energie rinnovabili. E a questo proposito quali sono e quali le azioni messe in campo da Acquedotto Pugliese a proposito del caro energia, quindi la nota dolens delle bollette? Beh, noi per fortuna abbiamo due tipi di contratti. Abbiamo quelli a prezzo fisso che ci stanno in questo momento avvantaggiando perché l'avevamo firmati qualche anno fa, e quelli che invece a prezzo variabile, ahimè, ci fanno seguire gli incrementi dei costi dell'energia. Siamo arrivati quasi al triplo di quello che pagavamo a suo tempo l'energia. Da questo punto di vista stiamo razionalizzando, quindi dovunque è possibile ridurre i consumi di energia li stiamo riducendo. Non c'è un danno subito, immediato per l'utenza, perché come si dovrebbe sapere, ARERA, che è il nostro regolatore, non consente prima di 2 anni di incrementare le tariffe in maniera significativa. Poi valuterà e riconoscerà gli incrementi di tariffa. Quindi noi sull'utenza non faremo gravare praticamente nulla per i prossimi 2 anni e ci riserveremo di valutare poi la situazione economica generale anche in funzione di quello che sarà la fine del conflitto, perché poi, lo devo dire con molta onestà, qui è tutta una bolla speculativa, perché è con largo anticipo che i russi hanno incrementato artificialmente il prezzo del gas, di fatto riducendo la quantità che c'era venduta e imponendoci di andare sul mercato a comprare il gas, ovviamente facendo aumentare i prezzi. Quindi il messaggio era chiaro: o state con noi, o se non state con noi pagherete un prezzo salato. E su quella speculazione, che era diciamo di tipo politico, guerra fondaio dei russi, si sono innestati altri speculatori e hanno portato a una bolla speculativa su tutto il sistema dell'energia, che invece doveva essere contenuta e poteva essere contenuta con un atteggiamento molto più duro, più forte da parte dei paesi occidentali, in particolare da parte dell'Unione Europea, che doveva calmierare i prezzi in maniera intelligente. Non lo ha fatto, quindi siamo in questa situazione, ma non può durare, può durare fino alla fine della guerra. Poi dobbiamo assolutamente razionalizzare e riportare, se non agli stessi valori precedenti, ma a valori molto più bassi degli attuali. Sarà impossibile tornare ai precedenti perché la gente si è abituata a guadagnare troppo e quindi sarà difficile togliergli tutto quello che hanno imparato a guadagnare,
ma di portarlo a prezzi che siano razionali, che siano logici e quindi che ci consentano di far rilanciare l'economia in maniera adeguata, abbassando i prezzi, sarà assolutamente indispensabile. Io spero molto che la fine della guerra ci porti ad una situazione di gran lunga migliore, che quindi poi questa possa essere considerata come un picco nella storia del servizio idrico integrato pugliese, che poi non lasci delle tracce molto, molto profonde. Un'ultima domanda. Enzo Biagi, nel presentare una delle sue iniziative editoriali, diceva che considerava il suo giornale come un servizio pubblico, naturalmente, al pari dei trasporti e degli acquedotti. L'acquedotto pugliese ha deciso di dotarsi di una web TV, e il claim di questa web TV, non so se ha relazioni con il presidente La Forgia, è mettere a fuoco l'acqua. Qual è l'obiettivo di questa web TV, di questa iniziativa? Far conoscere a tutti quanti quello che facciamo con delle trasmissioni tematiche. Quindi quello che noi facciamo è trasmettere e distribuire l'informazione su acquedotto pugliese, quindi in maniera estremamente mirata, cosa che non potrebbero fare le TV ordinarie, normali, né i giornali, perché devono pensare a molte più cose. Noi invece ci rappresentiamo attraverso le nostre cose, che sono importanti, ma non sono tematiche, estremamente tematiche, con questa TV, che è un'occasione per i nostri per continuare a lavorare in un tema che a loro piace, comunque facendo del giornalismo anche questo di avanguardia, e soprattutto perché noi abbiamo tante cose da raccontare e che è bene che la gente conosca, perché spesso siamo dati per scontati, cioè lei va al rubinetto, apre il rubinetto e l'acqua arriva, ma per far arrivare l'acqua nella quantità che lei vuole, nella qualità che lei vuole, c'è un lavoro immenso che oltre 2200 persone fanno in tutta la regione per garantire questo momento. Questo lavoro va valorizzato e va fatto conoscere, perché sicuramente la conoscenza porterà una maggiore affezione verso l'acquedotto pugliese, e noi ci teniamo a quella che è la stima dei nostri utenti. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi.